per poi passare a Pinot Maniage. Se volete posso andare a fanculo. Facciamo. Oggi si celebra il 67esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 da parte delle truppe dell'Armata Rossa Sovietica. I nazisti, avvertiti dell'arrivo dei soldati sovietici, sono già scappati e hanno distrutto parte delle strumentazioni presenti nel campo. I liberatori trovarono in campo pochi detenuti, perché i nazisti avevano portato con sé molti dei prigionieri. La scena che si presenta ai sovietici è terribile, perché i sopravvissuti si trovano in profondo stato di sofferenza fisica e psicologica. Tra questi vi è Primo Levi, in seguito autore di uno dei libri più toccanti su questa esperienza, Se questo è un uomo. La poesia che sto per leggere, Levi la pone in apertura del libro, monito a tutti noi affinché coltiviamo la memoria di quanto è accaduto. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi raccomando queste parole. Scolpite nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, riperete dei vostri figli. O vi si sfascia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcono il viso da voi. Meno male che il presidente è andato via, perché il Nazza non ce ne vedo, con tutti quei discorsi così. Io vorrei iniziare dicendo che avete un presidente con le palle comunque. Vorrei iniziare dicendo che torno al collegio Vernissi dopo 45 anni, io ho studiato qui. Minchia che culo, non immaginate. Voi siete fortunati perché non avete più i gesuiti. Io mi sono dovuto sorbire i gesuiti. Razza che ho nudo del Cristo ce n'è. E per 2 anni ho fatto il 4° e 5° ginnasio, allora si chiamava ginnasio, ora si chiama liceo, e se ti parlerà postula sul latino, io mi insegnavo assai agatos, mega cacasto cazzo, sì, ero un mega tutto particolare. Ragazzi, smettiamolo, poi alla fine se ne parla, dai. Quindi non rompete i coglioni, fatemi parlare. E chi è Pino Maniaci? Uno che è studiato a Pennise, poi diventa importante, perché dice che qua sono usciti i grandi nomi. Io sono rimasto su testa di cazzo che ero una volta. Anche perché sono maggiorenne, non ho sbaglio. C'è qualche minorenne? Ad Arcore. Eventualmente là 7.000 euro, quando cazzo le vede più, vabbè, quella non c'è. E allora, ragazzi, care prof, io ho questo linguaggio, o così o come, oppure vado a fare in culo io. E allora, anche perché io credo che in questa maniera qualcosa ai ragazzi si rimane, perché poi dice, ma chi cazzo era questo? Così. Se ne vanno la parola. E allora, 45 anni fa io su questo palco, guarda caso, mi facevano fare una volta il prete, perché facevamo anche le scenette, e una volta anche il mafioso, immaginate, avevo 15 anni e devo dire che avevo un desiderio allora di fumare una sigaretta a Carinzia, un po' di essere, io ma fumasse per damaggio, dopo 45 anni uno si piglia solo. Ora è proibito pure. Nervo. Il luogo poetico. Fregato allora e fregato dopo 45 anni. E allora chi è Pino Maniaci e chi è Tereato? Perché tante di voi dicono, le puntate a Pino Maniaci, un mese la fanno dottore di qua, dottore di là, ma chi dottore? Non arrivai a fare niente, poi alla fine ho studiato, ho fatto anche medicina, non lo sapeva comunque il presidente. E sono arrivato al 4° anno, però per il nuovo partito che si è aperto poi in giro per in quegli anni,
ricordando il 72-73, è nato il primo PDP, o partito dubito, e quindi per quel partito io mi sono un po' perso e non mi sono potuto più laureare. Oggi invece è di moda, oggi infatti si chiamano escort alla francese. Io l'inglese non l'ho studiato, mi sto accezzando, infatti sono arrivato al francese ora, ma accezzo anche per l'inglese. E Pino Maniaci è uno che ha una piccola televisione nella zona di Palermo, c'è stata sempre questa contrapposizione, Catania batte Palermo 2-0, nella provincia di Palermo, Partinico, Cinisi, Corleone, San Giuseppe Iato, San Cipirrello, Borgetto, sono i comuni che poi me le sono scelte bene, sono 25 comuni che avevano un cuore, sono stati definiti il triangolo delle Bermude della mafia. Io continuo a dire che il popolo siciliano, la maggior parte del popolo siciliano, sono delle persone oneste, e per soli 5.000 PDM, come li chiamo io, che non è un partito, professore, sono pezzi di merda, 5 milioni di siciliani diventano mafiosi, perché all'esterno a noi ci vedono come terra di mafia e conosciuti in tutto il mondo come siciliano, catanese, palermitano, mafioso. C'è questa, come si chiama in matematica, equazione. E questo è quello che mi ha fatto incazzare, perché non è possibile che per questi quattro pezzi di merda, poi scendiamo nei particolari, che la mafia non si riesce a vincere solo perché c'è un legame, un cordone ombelicale che li lega alla politica. E allora dopo, e allora che figura ci facciamo noi quando a me mi invitano a fare le scorte d'Italia anche a Trento e mi dicono: scusate, ma se gli ultimi quattro presidenti della regione Sicilia sono stati condannati, indagati o sono in galera, Cuffaro, Docet, per questioni di mafia, dalle nostre parti si direbbe ubisci federatista, ma che cazzo di figura ci facciamo quando noi abbiamo attualmente un presidente della regione Sicilia? Poi entriamo anche, se volete, io sono conosciuto perché non ho peli sullo stomaco e manco sulla lingua, quello che ho da dire lo dico, come dico per esempio al procuratore Ingroia, che quando la politica in un tribunale, in un palazzo di giustizia, entra dalla porta, la giustizia esce dalla finestra. Noi abbiamo Toto Cuffaro in galera e Raffaele Lombardo, indagato, derubricato il reato per voto di scambio con i mafiosi, che continua a governare la regione Sicilia. Questi sono quei paradossi che c'è da telefonare a Camilleri e dice: Camilleri, ma che mi chiarisci? Cioè, Montalbano sono. Noi questi paradossi li fottiamo, andiamo oltre. E riportando, rifacendo un po' alle parole del preside, a me fa ricordare Sciascia la irridimibilità di questa terra. Non è così, non è vero. Che vedete, oggi noi vi posso dire che abbiamo un vantaggio rispetto ad altre regioni d'Italia: noi abbiamo la mafia, ma abbiamo l'antimafia. Abbiamo coltivato questi anticorpi. Adesso c'è una sensibilità diversa. Mentre se andate in Calabria c'è la 'ndrangheta, ma non hanno l'ante-'ndrangheta. O ci sono giornalisti minacciati e nessuno ne sa niente. E quindi io la escort la faccio molto volentieri, quando specialmente devo andare a parlare ai giovani che mi prendono per il culo e mi dicono: voi siete il futuro della società. Già mi hanno preso per il culo, perché voi siete il presente, siete quelli che potete darci una mano a questa ribellione. Sapete perché? Immaginate che 5.000 contro 5 milioni il rapporto sarebbe 1 a 1.000, quindi immaginate un mafioso davanti a 1.000 di noi appetati in culo che loro, cioè non c'è soffio, no? E invece manca ancora questa, io li chiamerei vespri siciliani o rivoluzione francese, questa ribellione.
manca ancora questa presa di distanza, questo schifiarli, emarginarli, sputarli. Penso che parliamo la stessa lingua, quindi al massimo quasi dicete carosello, noi diciamo piccelletti. Io per far riconoscere cos'è tagliato, e cosa facciamo? Che attenzione, continuo a ripetere fino alla nausea, che noi non facciamo altro che quello che dovrebbero fare tutti i siciliani onesti o tutti i giornalisti. E invece il problema è proprio lì. Noi abbiamo un giornalismo politicizzato, tutto, da destra a sinistra, anzi addirittura vanno al cannibalismo. Se prendete un giornale e leggi Il Giornale, leggi il pensiero del centrodestra. Se leggi L'Avanti, leggi il pensiero del centrosinistra. Non è informazione né l'uno né l'altro. L'informazione è nuda e cruda, questa è la notizia. Anche perché a noi ci considerano ancora come un popolo bue con l'anello al naso, e specialmente la politica è pronta sempre a prenderci per il culo, parlare bene e razzolare male. Noi abbiamo un arco costituzionale, vi parlo perché ormai siete all'età di poter capire, dove ormai non c'è più la politica, a parte il fatto che non parliamo del governo spunta la luna dal monte, perché diciamo, ma i partiti politici non ci sono più, non hanno più quella che era l'etica morale, dignità di una volta, il pensiero, il concetto, ormai il potere per il potere, la casta, privilegi. Minchia, quanto ne vediamo noi, 22.500 euro al mese? E poi se parlate con loro, mischine, sono morte da fame, fanno un sacco di cose. La legge permette che devono buttare sangue i pensionati, devono buttare sangue, anzi addirittura io mi sono fatto il conto, se quando devo andare in pensione io ho 87 anni ancora per arrivare a 49 anni le contribute, cazzo. Cioè col bastone mi accompagneranno per prendere la pensione. E sono questi paradossi di avere ancora un Parlamento regionale con 30 indagati, condannati, rinviati a giudizio, tangentisti, cioè in nessuna nazione del mondo, di avere un Parlamento nazionale dove continua a dire, guarda che l'ho detto a Rai 1 e questo non mi vuole guerra, io ho 310 guerre, ragazzi, le abbiamo vinte tutte, vorrei la 311esima, non me la fa. Mi hanno chiesto a Rai 1 chi è il nuovo capomafia della Sicilia, visto, diciamo, guardate che ne hanno portati in galera centinaia. Quando noi sentiamo sirene di carabinieri e polizia, godiamo. Vai, vai, vai! Perché un poco di differenziata in meno, no? Infatti, a Monnizza la portiamo in galera. E io ho risposto che il nuovo capomafia non si trova in Sicilia, perché se pensano che quel Matteo Messina Soldino, che è impegnato a scappare davanti alle forze dell'ordine, hanno sbagliato di grosso, perché oggi la mafia si è evoluta, noi abbiamo la mafia dei colletti bianchi, noi abbiamo al Senato un certo Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per contiguità mafiosa che continua a fare il senatore, e per me è il nuovo capomafia, uno che dichiara che lo Stalliere, il mafioso Mangano, è un eroe. E allora è questi paradossi che noi dobbiamo distruggere. Sono queste, non saprei come dire, il problema è che poi mi sento dire che ogni popolo ha il governo che si merita, perché lo votiamo noi, ce lo portiamo noi là, perché non sappiamo usare quella matita quando siamo chiusi nell'urna, perché siamo abituati al clientelismo, a tinchite, tu me lo voti, io te lo mio posto di lavoro.